La criminalità organizzata guarda con sempre maggiore interesse verso il gioco illegale d'azzardo per arricchire i propri interessi economici. Lo sa bene la Procura di Salerno, che proprio di recente ha messo a segno un'importante operazione che ha scoperto un giro miliardario di euro attorno alle scommesse online, che aveva sede operativa a Mercato San Severino ma agiva in tutto il mondo. Proprio la mancanza di elementi fisici e la smaterializzazione dei dati è uno degli elementi messo a fuoco come difficoltà ad eseguire le indagini rispetto alle più tradizionali inchieste sul gioco d'azzardo. Lo ha fatto notare nel corso della sua relazione il capo della Procura di Salerno, Giuseppe Borrelli, tra gli ospiti del convegno dal titolo Gambling, infiltrazioni mafiose nel gioco legale, che è parte dell'evento promosso nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni della DIA, che con un tour nelle città che ospitano sedi di direzioni investigative antimafia ha celebrato i suoi 30 anni. In contemporanea, nel Salone dei Marmi, resta anche alle una mostra che attraverso dei pannelli racconta le operazioni più importanti. Procedimento che peraltro fa seguito ad altre indagini che sono state svolte da altre procure sul territorio nazionale, tra cui Bologna, Napoli, Roma, con addentellati anche chiari rispetto all'indagine che è stata condotta poi dalla Procura di Salerno. Insomma, l'ipotesi ovviamente è che la criminalità organizzata gestisca il gioco d'azzardo. Si tratta oltretutto di modalità di organizzazione che rendono oltremodo complicato l'accertamento della sussistenza del reato, perché sono caratterizzate sostanzialmente dalla smaterializzazione, cioè mentre nelle vecchie forme di organizzazione del gioco d'azzardo c'era la presenza del giocatore, la contemporanea presenza del giocatore e del gestore del gioco, mi riferisco, non so, al lotto clandestino, no? Oppure ai cosiddetti videopoker, truccati o meno che fossero. Invece con il sistema del gioco su piattaforme online, peraltro situate su siti esteri, tutto viene smaterializzato e il giocatore in realtà non incontra nessuno. L'età organizzata guarda con attenzione al gioco d'azzardo come possibile nuovo settore su quale investire. Ma la criminalità organizzata va dove ci sono i soldi. In questo momento i soldi sono in vari settori, ma come del gioco oggi legale, ieri il gioco d'azzardo è sicuramente uno dei settori storici di interesse di qualsiasi criminale. Si è trasformato molto in loro interesse dalla gestione delle bische clandestine, dal gioco clandestino, quando è stato legalizzate queste forme per cercare di tenere fuori proprio la criminalità organizzata e farli gestire da uno Stato o da agenzie che lavorano per conto dello Stato, la criminalità organizzata si è organizzata per cercare di entrare anche in questo settore. Compito fondamentale della DIA è quello della prevenzione, di evitare che ditte, società, organizzazioni che hanno alle spalle criminali organizzati o meno possano attraverso società di paravento riuscire ad acquisire spazi e quindi capitali all'interno del gioco legale.